tra le sue dimissioni oggi a Mattarella, che cosa prevede? Allora, in primo luogo, i vincenti di questo referendum non sono omogenei, non esprimono un'alternativa di governo, non esprimono neanche un'alternativa sul terreno delle riforme costituzionali. Hanno vinto il no, cioè il no ad una proposta in positivo. Detto questo, quindi non esprimono una proposta di governo, e non esprimendo una proposta di governo, in una situazione invece nella quale il Paese ha bisogno di governo, e lo vedrete adesso rispetto alle risposte dei mercati finanziari, rispetto ai problemi di 8 banche, rispetto ad una serie di questioni che riguardano il Paese, io credo che si debba vedere se Renzi viene rinviato alle Camere, oppure comunque se il PD si prende la responsabilità di fare un'altra proposta con la maggioranza che in Parlamento lo sostiene. Dopodiché si deve lavorare al di fuori della maggioranza con le altre forze responsabili e disponibili per vedere una legge elettorale. Ma il passaggio immediato, referendum, subito elezioni anticipate, va bene a un forte movimento protestatario privo di cultura di governo, come dimostra anche Roma qual è il movimento a 5 Stelle, ma non è una strada valida per un paese che non debba arrendersi ad una situazione di totale ingovernabilità che avrebbe dei riflessi molto negativi sulle famiglie, sulle imprese, sulla tenuta finanziaria dello Stato.